Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi degli acquisti di Primark. Non sono moltissimi, però sono appena tornata e prima di mettere a posto le cose volevo farvele vedere. Mi scuso per le luci, mi sono accorta che gli ultimi video sono un po' bui, però è più di un mese che piove ininterrottamente e è sempre buio, quindi non so che cosa fare, ho le luci artificiali e insomma ci dobbiamo arrangiare un po' così. Comunque parto. Allora, una cosa che prendo quasi sempre quando vado a Primark, anche se in realtà da Primark ci vado molto poco perché ai Gigli a Firenze, io non sono di Firenze, quindi non è proprio di strada. Comunque, quando vado acquisto sempre dischettini, questi qua struccanti, 75 centesimi, non sono malvagi, li utilizzo per rimuovere magari il latte detergente o per applicare il tonico se non ha lo spray. Utilizzo molto spesso i panni in realtà per struccarmi, però ogni tanto questi dischetti servono per rimuovere lo smalto ad esempio, oppure a volte quando Olivia ha dei problemini utilizzo quelli, magari li metto un po' nella camomilla e niente, insomma sono multiuso. Un'altra cosa che non può mai mancare quando vado da Primark sono i calzini. Mi piacciono un sacco i calzini di Primark, costano poco, durano tantissimo, sono carini e quindi insomma ne acquisto sempre un po'. A questo giro ho preso queste due paia che sono, vedete, un po' lunghini, 3,50 €, uno è a righe, uno è a pois, tanto poi con i pantaloni lunghi non si notano. L'altro, sempre due paia, 3 €, sono con delle volpine. Mi piacevano perché questo ha la volpe, diciamo, più grande, quelli dietro invece hanno le volpi un po' più piccole. Mi piacevano perché le volpi sono pelosette e quindi niente, ho voluto acquistarli. Questi sono di quelli a metà, né corti né lunghi. Mi fanno anche delle pantofole, perché le pantofole per stare in casa poi ogni anno alla fine le acquisto nuove perché mi si sfanno completamente, iniziano a puzzare, si sporcano e io non voglio lavare le lavatrici perché mi fa un po' schifo e quindi niente, le compro nuove. E queste qua costavano 5 € e le ho prese, normalissime, invernali, sembrano calde e quindi ho voluto prenderle e inizierò a utilizzarle da stasera. Tra l'altro c'erano un sacco di cose bellissime di Natale, sono un po' entrata nel mood natalizio, anche se in realtà non ho tirato fuori niente in casa, però ecco, mi sono limitata, ho preso solo l'essenziale perché non ho molti soldi, mamma ha pagato questa spesa, devo essere sincera, però ecco, non mi sembrava carino infilare nella spesa oggetti inutili, quindi mi sono limitata all'essenziale. L'unica cosa natalizia che ho preso, ma che farò a metà appunto con mamma, sono queste 20 bigliettini di Natale, 1,50 €. Io nei video ho sempre visto quello con Babbo Natale, il pinguino, e invece ho voluto prendere quest'altro set. L'altro set secondo me era più carino di questo, ma questo era più originale e quindi ho voluto prenderlo. Ci sono gli schiaccianoci, mi piaceva e quindi niente, questo faremo a metà io e mamma, perché appunto sono 20 e ce le divideremo. Poi mi serviva un nuovo pigiama invernale, bello caldo, bello pesante, perché in casa mia non ho il riscaldamento normale, ho una stufa, è una casa grande, quindi la stufa serve a ben poco e la notte io ho freddo. Ho acquistato questo qua, veniva 10 €, questo pigiama morbidissimo, me lo devo sempre provare, spero che mi stia, comunque con gli orsi polari, maglia e pantalone uguale con l'elastico in fondo, quindi questo pigiama qua. Mi servivano dei pantaloni perché sono un po' ingrassata e quindi non mi stanno più i pantaloni. Ho acquistato, ce n'erano un sacco, però non avevo voglia di stare lì, provare, guardare, c'era un sacco di gente, quindi mi sono provata un tipo di pantalone, ho visto quale mi stava e ne ho preso in due colorazioni. La linea è quella push up, inocchiappati uno a caso, non lo sono provato, mi stavano. Comunque questi qua verdi, io ho preso la 42, questi qua verdi, e poi per cambiare, perché io ho solamente pantaloni neri e grigi e quindi sembra
che io non vado a lavare i pantaloni e quindi ho voluto proprio cambiare. Poi ho preso questi qua che sono tipo bordeaux, sempre della stessa linea. Non so se sono per le taglie un po' forti, perché c'era la foto della modella che era un po' cicciottellina, non ne ho idea. Comunque a me mi stavano, quindi a me non si dice, comunque mi stavano e quindi le ho presi. E poi ultima cosa, avevo bisogno di maglie a maniche lunghe, semplicissime, non le trovo da punte parti, nella mia città l'ho cercata e non ci sono. Sono andata da Primark e ne ho trovata una, perché le altre non c'era la mia taglia, e quindi niente, io di maglie a maniche lunghe ho quella che indosso adesso, questa che ho comprato e un'altra, ne ho tre. Non so come fare, io d'inverno le maglie a maniche lunghe mi servono tantissimo. Comunque, maglia normalissima, questa qua ho preso la M per starci un po' più comoda e magari per mettere anche una canottiera sotto. 4 euro, ce n'erano di tanti colori ma non c'era la M e quindi niente. La S avevo paura poi che non mi stesse di maniche. La L era troppo grande e quindi nulla, ne ho presa una sola. E vabbè, niente. Quindi queste erano le cose che ho preso da Primark. Fatemi sapere voi che cosa, se siete passate da Primark, che cosa avete preso, se avete trovato qualcosa di carino. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!